Bene. Raffinato. Quando si tratta di fare del buon formaggio, preferisco il latte di pecora dell'Umbria e della Toscana. No, no, il prosciutto è meglio, ma la bresaola è scadente. Non so chi sia l'allevatore, ma la loro carne, ti garantisco, è di qualità inferiore. Forse il bestiame non è nutrito al meglio. Ho sempre pensato che l'annata del 96 fosse un po' deboluccia, come se l'uva avesse sofferto per la troppa pioggia. Però ammetto che giuro. No, no, il prosciutto è meglio, ma la bresaola è scadente. Non so chi sia l'allevatore, ma la loro carne, ti garantisco, è di qualità inferiore. Forse il bestiame non è nutrito. Trovi che il mio abito sia troppo appariscente? Come se un artista... Bene, allora. Abbiamo finito di estorcere... Voglio dire, raccogliere le tasse dai mercanti del quartiere settentrionale. Mi pare che durante l'ultimo giro molti... Thank you.
Tariq non era un traditore, Solimano. Anche egli era sulle tracce dei bizantini. Come? Dunque l'avete... Mi dispiace. Che Dio mi perdoni. Avrei dovuto giudicare meno in fretta. È stato fedele a vostro nonno fino alla fine. E grazie ai suoi sforzi abbiamo i mezzi per salvare la vostra città. Ah, Tariq. Non avrebbe dovuto essere tanto riservato. Che modo terribile di fare una cosa buona. Le armi sono state portate in Cappadocia. Potete farmici arrivare? Sì, certo. Predisporrò una nave per portarvi a... Solimano! Solimano! C'è un complotto per farmi apparire un traditore. Ricordi, Tariq, il giannizzero? L'uomo con cui discutevate? L'hanno assassinato. Non è un segreto che fossimo in contrasto. Ora i giannizzeri mi accuseranno di questo crimine. È una notizia terribile, zio. Quando la voce arriverà a mio padre, egli mi bandirà dalla città. Ah, perdonami, nipote. Non mi ero accorto che avessi un ospite. Questi è Marcello, uno dei miei consiglieri europei a Kefe. Buonasera. Marcello, mio nipote e io abbiamo una faccenda privata di cui discutere. Come dicevo, ci sarà una nave ad attendervi quando vorrete partire. Vi ringrazio, mio principe. Troveremo presto l'autore di questo crimine, zio. Abbiate fede. Fate strada. Aveva una vena sulla fronte che pulsava come un tamburo. Molto divertente, davvero. Non accadrà più, lo giuro. Perché qualcuno dovrebbe andare in giro così?